Ma da Checco, buona fortuna, parte seconda, segna il proseguimento, la prima parte che è stata pubblicata lo scorso novembre. Parto col chiederti quali sono i punti di contatto con la parte precedente dal punto di vista dei suoni e dei testi in generale con il resto della vostra discografia. Ma vabbè, i punti di contatto sono sempre, diciamo, la melodia, il suono live. Abbiamo canzoni che comunque si distinguono per quanto sono diverse, no? Come magari in Buona Fortuna parte prima c'era 22 metri quadri, canzone molto rock con Non ti mancherà mai il mare, canzone col mandolino. In questo senso abbiamo canzone veramente molto rock, e poi abbiamo Pensando a te, canzone molto classica. Quindi sono in moda allo stato puro. Per quello che riguarda i testi, credo che questo sia un disco che sia più incentrato sull'amore in tutte le sue sfumature, quindi l'amore per mia moglie, l'amore per mio padre, l'amore dei bambini. Diciamo che si distingue forse dalla prima parte, in questo senso. Forse nella prima parte abbiamo toccato argomenti un pochettino più tosti, come il bullismo, l'Alzheimer. In questo senso siamo stati più leggeri, cercando di raccontare di più l'amore, forse in un momento in cui di amore c'è bisogno come non mai. L'amore è protagonista in tutte le sue sfaccettature e, per esempio, in tutto l'universo, il singolo che ha anticipato il disco che è dedicato a tua moglie Laura, che è anche un bellissimo videoclip, proprio la dichiarazione perfetta, insomma, che tutti Grazie, vogliono. fatto io. Troviamo poi, per esempio, Amore scolastico, che parla appunto anche in questo modo di amore puro e autentico. Infatti mi viene in mente quando a scuola metteva una croce quando si chiedeva alla ragazza di turno se E era certo, lo sicuramente fanno conosciuta. ancora i bambini, lo fanno mia figlia, nasce da qui la canzone, da mia figlia che torna a casa e dice: papà, un bambino oggi mi ha chiesto se la sposavo, devo scrivere sì o no. E ovviamente ho messo la croce su no, però è per dirti che è così anche adesso, eh? Non è che si è spostata. E credo che poi quando si parla di purezza, veramente si parli da lì, cioè l'amore nasce veramente già da bambini, questo sentimento lo proviamo sin da piccoli, quindi ci hai preso. Il rapporto con tua figlia e anche con tuo padre è raccontato in Non ti somiglio. Tu appunto racconti il fatto che inizialmente c'era un rapporto conflittuale con tuo padre, poi una volta che sei diventato genitore lo hai rivalutato. E mi viene da fare anche un parallelismo con un altro brano della prima parte che è Non ti mancherà mai il mare. Sì, in un certo senso questo è il prequel, no? E questa qui è il prequel di Non ti mancherà mai il mare. E credo che per tutti noi ci siamo ritrovati in qualche modo ad odiare il proprio padre perché non sposava delle scelte, ti guidava, cioè lui ti voleva guidare verso la direzione giusta, ma tu la vedevi proprio come una sfida, no? Io sono più grande, decido per te. In realtà non era così. In realtà era solo io ti voglio aiutare, solo che queste cose non le capisci finché non diventi papà, e poi quando diventi papà cominci a dire: cazzo, ma allora mio papà non mi voleva male, cioè, papà mi voleva bene. E insomma, grazie a Dio, io con mio padre, insomma, il mio vero amico, però insomma mi ci sono scontrato tante volte, però insomma tante tante cose, tanti concetti li ho recepiti solo dopo. Pensando a te, invece, racconta dell'importanza del ricordo, un ricordo Sì. che non riesce a svanire anche attraverso l'importanza di un luogo, di un posto. Quindi mi viene da chiederti che valore ha la malinconia nella tua scrittura e qual è un posto al quale sei veramente, veramente legato. Ah, la malinconia è un posto fondamentale dentro me. Io ho proprio bisogno di essere malinconico a volte, mi piace. Come anche mi piace stare da solo, ho bisogno della solitudine, però non troppo, perché poi dopo mi deprimo, quindi non va bene. Quel giusto quel fare il pieno di malinconia, come dicevo, in quelli come me, no? Faccio il pieno di malinconia. E dopo, insomma, mi sfogo, scrivo e poi ritorno ad essere Francesco. Sì, ci sono tanti luoghi. Io, per esempio, quando parlo con Laura sui viaggi del futuro, no? Dove andiamo, cosa facciamo? E io andrei a rifare tutte le stesse vacanze che abbiamo rifatto nei nostri 23 anni. Ritornerei a Palma di Maiorca, sull'isola di Castellorizzo.
Insomma, tutti quei posti là, io sono legato a tutti i posti che ho già visto, ma con una persona in particolare, perché poi è quella persona là che rende speciale quel ricordo, quel posto, altrimenti sai. Quindi andrei a rivivere tutti quei luoghi, non ne ho uno in particolare. Forse l'unico posto in particolare a cui sono legato è casa mia, quello è perché ci vivo praticamente 300 giorni all'anno, quindi gli altri 60 sono in giro. Però, ripeto, i ricordi migliori ce li ho sempre tutti con Laura, con mia moglie, i posti che abbiamo visto insieme sin da ragazzini. Mi piace ritornarci. Le restanti due tracce sono Oh Oh e Tirami l'amore in faccia, che parlano di due donne molto diverse tra di loro, una Sì, molto indecisa. una immaginaria, perché la donna di Tirami l'amore in faccia sono io con la parrucca, cioè praticamente sono quello che guarda le partite, che non gliene frega dei negozi, che ci mette poco a prepararsi, insomma quella donna che non esiste, no? In un certo senso, è quella che sognano tutti gli uomini, quella che fa sesso sempre, e quando è finito di far sesso non ti chiede le coccole, insomma, sai. E mentre o invece parla di quella donna sempre indecisa, no? Che dove tu cerchi di essere, che poi è anche Laura, nel senso sono un po' tutte così le donne, cioè tu cerchi di essere romantico, dice sì, però troppo romanticismo, poi sei invece un po' più animale, però cazzo, fare così, insomma, non sanno neanche loro che cosa vogliono, e quindi nasce un po' di sarcasmo. E viene raccontata un pochettino così, no? La donna che non sa mai cosa vuole, l'uomo che diventa scemo, non sa neanche come si deve comportare, per cui mi sembra simpatico raccontarla attraverso un pezzo un po' più rock and roll. E dal 2 maggio partirà il vostro tour nei palazzetti, finalmente dopo 2 anni di rinvii. Saranno 10 date, di cui la metà già sold out. E quanto vi mancava poter di nuovo tornare ad abbracciare il vostro pubblico, e cosa ci dobbiamo aspettare? Ma quanto ci mancava è una bella domanda, nel senso che quando stai così tanto fermo arrivi quasi al punto di abituarti a dire quindi non lo faccio più sto lavoro. Quindi adesso che dobbiamo ricominciare è veramente come ricominciare da capo, te lo assicuro, perché dopo 3 anni che non suoni te la fai la domanda, ma siamo ancora capaci? E cosa bisogna aspettarsi? Sicuramente ci sarà da aspettarsi questi due nuovi EP, Buona Fortuna parte 1 e 2, il continuo del tour di Testo Croce, quindi ci saranno ancora brani di Testo Croce, perché è un disco che ha avuto poca fortuna in questo senso, perché stava andando benissimo, ha fatto il platino e poi dopo insomma, è stato tutto interrotto, e peccato, perché comunque ci sono dentro brani come quelli come me, Quel sorriso in volto, Guarda le luci di questa città, sono tutti brani che io sono legatissimo. E poi ovviamente ci sarà aspettarsi sempre le hit che hanno segnato il percorso di Modà. Diciamo che da un punto di vista musicale io non vi aspettate chissà che cosa, nel senso che aspettate di Modà, quelli che siamo sempre stati, gente che sale sul palco e sa suonare e ha voglia di divertirsi e di fare divertire. Poi non vi stupiremo con effetti speciali, ma con le note delle nostre canzoni, ecco, questo aspettatevi. E ci sarà anche una tranche di concerti estivi, cioè proseguirà poi il tour, o al momento No, siete per pieni? adesso no. No, per adesso no, stiamo cercando di portare, vogliamo provare a portare a termine questo tour prima di programmare il futuro. Ci siamo fatti questa promessa. Ragazzi, finiamo sto tour che sono 3 anni, poi ci sediamo e capiamo cosa fare, ovviamente senza aspettare altri 3 anni. Però vediamo come va anche questa cosa qua, perché come dicevi tu, insomma, dopo tanto tempo c'è anche la paura da parte delle persone, no? Ce l'abbiamo anche noi un po' la paura che, insomma, a viaggiare, a stare in mezzo alla gente, figurati la gente che deve stare all'interno del posto chiuso. Per cui cerchiamo di capire anche come reagiranno tutti, come sarà, e poi progettiamo il futuro. Anche perché, sai, con 2 dischi appena usciti, insomma, c'è voglia di farli sentire anche, no? Bene, quindi ricordiamo Buona Fortuna, parte seconda, 9P di Modà, in uscita da venerdì 22 aprile su tutte le piattaforme digitali. Ciao Checco, è stato un piacere, in bocca al lupo. Ciao, grazie a te.